Ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale. Qui è tutto gratis, le live sono gratis, i video sono gratis, non ci sono abbonati. Chiunque ha accesso a tutti i contenuti di questo canale, condividete il link tramite i vostri gruppi WhatsApp, Telegram, fate iscrivere i vostri amici a questo canale perché a breve qui ci si diverte. Allora, il signor Nicola Porro, a mio avviso, uno dei giornalisti più seri del panorama italiano, vice direttore del giornale. Ieri a qualcuno è scesa una gocciolina di sudore fredda dietro la schiena. Vice direttore del giornale, conduttore Mediaset, Quarta Repubblica, stasera Italia, azionista di Interspac, stai attento. Azionista di Interspac, cosa fa? Il signor Nicola Porro, interista come noi, fa un bell'articolo e addirittura fa anche un tweet dove dice: l'operazione segue di pochi giorni l'ingresso di un altro fondo sovrano saudita in Tecnogym. Il prossimo obiettivo sarà l'Inter, puntolino, puntolini con la risatina. Nonostante questo, il signor Carlo Festa, che lo reputo un top sull'argomento sauditi Inter, a Top Calcio 24 ieri pomeriggio in sera, pomeriggio barra serata, dice: Inter sarà Golfo Persico, quindi e secondo lui anche il Milan non subito, ma infatti come abbiamo sempre detto anche noi, anche secondo noi molto probabilmente il Milan farà parte del Golfo Persico, ma non subito perché Cardinale non venderà subito, quindi tra l'altro poi Mediaset quest'anno è migliorata molto, secondo me è molto meglio strutturata rispetto all'anno scorso. La vedo più attiva Mediaset, e invece quest'anno Mediaset mi piace, secondo me sono più seri. E la gocciolina di sudore scende perché è stata fatta una comunicazione vergognosa, sembra che questo castello di sabbia piano piano vada a sgretolarsi, no? E che stia venendo fuori la verità. Perché, ragazzi, io l'ho detto anche ieri in un video: il fatto che non ne parli quasi mai, anche perché ne abbiamo parlato troppo in passato, non vuol dire che uno abbandona l'idea. Perché l'Inter sarà saudita. L'Inter verrà acquisita dai sauditi. Chi di dovere è in continuo contatto con il governo cinese. E di più, credetemi, non posso dire. Ma l'Inter sarà acquistata dai sauditi, non esistono Qatarioti, non esiste Ziliakus che ha aperto un ristorante a Prato, non esiste il BlackRock, altra fake news, non esistono americani, non esiste nulla, esistono solo ed esclusivamente loro. Ma si capisce anche dalle acquisizioni che stanno facendo. Chi è ad oggi che sta investendo più di tutti nel calcio? Non serve un disegnino ormai per capirlo, no? Ma poi ormai, insomma, visto non ne parlava nessuno di arabi, di sauditi, di pif dell'Inter, ora mi sembra che qualcuno incomincia a parlarne, oltre tutti i giornali del mondo, come successe 2 anni fa. Non esiste Bertarelli, Rasri, Raddrizzani, non sono mai esistiti questi personaggi. Come Ziliakus, ora addirittura ha detto: spero, se vuole rimanere, Zanga rimanga, ma non aveva fatto la società con Antani. Io te lo dico, le pecore si contano a maggio, non ti preoccupare. Quando arrivano è impossibile saperlo, potrebbero arrivare stasera, domani, come potrebbero arrivare a ridosso della scadenza, perché ormai la forbice si è assottigliata. Zhang non aveva nessun modo di rifinanziare, tantomeno di dare i soldi ad Oaktree. Come dice Carlo Festa, Oaktree è l'unica che presta i soldi a Zhang perché dietro è già il compratore, perché queste non sono acquisizioni che si fanno in 6 mesi. Perché gli stessi sauditi per acquisire Newcastle, e questo lo hanno detto giornalisti inglesi di un certo rilievo, ci hanno messo più di 2 anni e mezzo. Non è che tu vai a comprare una camicia. Poi, quando vai ad acquisire un club indebitato come l'Inter, serve ancora più tempo, perché sono state create tutte questi pegni, la controllante, perché è stato fatto tutto questo castello? Anche per la fase debitoria che il compratore deve andare ad affrontare. I pegni sono stati messi per mettere in sicurezza l'Inter, altrimenti il cinese si fumava anche l'Inter. Quindi è un discorso complesso, ma che abbiamo affrontato tante volte, che
non ha più senso riaffrontarlo ormai, perché l'abbiamo detto tante volte in live. Questa settimana ci sarà un calendario molto interessante: Juve-Napoli, Atalanta-Milan e poi noi con l'Udinese. Che l'Udinese, ragazzi, non va sottovalutata. San Siro pieno, ho visto già quasi sold out. Un pubblico come il nostro non ce l'ha nessuno, ragazzi. C'è davvero il dodicesimo uomo in campo. E Samardžić, comunque, sembra si voglia togliere qualche sassolino dalle scarpe. Darò tutto, darò tutto. Dai tutto, purtroppo di cinese non è stato possibile prenderti, Samardžić. Poi la pimenta, il tubabbo e fai il procuratore, volevi di più, volevi di meno, non si sa com'è andata. La verità, secondo me, la sta sempre nel mezzo. Vedremo. Comunque, speriamo in una bella partita del Napoli contro la Juve. Atalanta-Milan mi può andare bene anche se vince l'Atalanta, anche se Gasperini mi sta sui coglioni come a voi. L'importante è comunque continuare questa marcia perché l'Inter ha imparato anche perché spesso quando c'erano le soste, dopo le prime partite duravamo fatica, mentre ora siamo subito sul pezzo, quindi anche a livello di mentalità e di concentrazione questa squadra è cresciuta. Si parla di rinnovo di Lautaro, te dimmi sulla società in queste condizioni economiche, invece di mettere un tetto ingaggio a 4 milioni come ha fatto quasi il Milan, può dare 8-9 milioni ad un calciatore, perché ragazzi vi ricordo che Thuram prende 6, più di 6 milioni e bo con bonus, quindi Lautaro Martinez ne prende 6 e mezzo, sicuramente gli verrà rinnovato, andrà vicino ai 10 milioni. Dimmi te se l'Inter era in grado di dare 10 milioni a Lautaro Martinez. Pubblicate il bilancio di Grand Tower. Pubblicate il bilancio di Grand Tower. Lo so che lo potete fare perché le leggi in Lussemburgo lo consegnano, ma sono 2 anni che Grand Tower tiene nascosto il bilancio, perché da lì si potevano aprire tante cose. Pubblicate il bilancio di Grand Tower e basta dire cazzate ai tifosi dell'Inter e terrorizzarli, perché lo stesso Marotta, ragazzi, lo so che ha fatto aprire Zanga va via. Però non c'è bisogno di terrorizzare i tifosi, perché quando te vai a dire oggi che Zhang spero rimanga, te comunque vai a terrorizzare un 70-80% di tifosi che ancora ha quattro neuroni attaccati. Perché vuole continuare in queste condizioni? Guarda, io ti dico una cosa, non ho problemi a dirtelo. I risultati positivi di questa squadra stanno mettendo tanta polvere sotto il tappeto. Attenzione, ma ci sono gli stessi problemi dell'anno scorso. È che la squadra va bene, siamo primi di qua, siamo primi di là, si vede giocare bene, si vincono partite importanti, ma ci sono tanti problemi che alla fine poi dopo ti arriva un treno in faccia, per quello vanno affrontati subito. E dire spero Zhang rimanga vuol dire terrorizzare i tifosi oggi, perché ormai questo qui è l'incubo di tutti i tifosi dell'Inter, ma fortunatamente per poco più. Ciao ragazzi.